altro c'è? Libertà, una bella scampagnata. Quando vado a Caltanissetta prendo questi buonissimi dolcetti. Si preparano con soli 3 ingredienti: uova, zucchero e farina. Si chiamano ciambelle e non sono come vi aspettate con il buco, ma sono proprio così. Per essere precisi, è un dolce tipico di San Cataldo, è un paesino vicino Caltanissetta. E quindi approfitto per mangiare questi buoni biscotti, agevolata dal fatto che oggi sono proprio a San Cataldo. Ci sono tanti alberi di frutta, io adoro, quindi ora andiamo in giro, vediamo odori e sapori. Mi piace, è una campagna molto rustica, selvaggia. Si sta bene, smanicata. Perfetto! Penso che raccoglierò qualche fruttino e lo mangerò. Guardate che bello! Questo è un alberello di pistacchi, che sono buoni. E l'odore della buccia. Mangio anche l'odore, ecco. Infatti spesso, anche se non mangio una data cosa, l'odore per me è come se l'avessi mangiato. A me piace tanto. Poi non parliamo del pistacchio fresco. Che bontà, che bontà. I buonodori della natura. I fichi d'India sono tagliati, bicchierino di vino. Qui invece si arrosta, questo è pollo, tutto disossato, fatto a mo' di testa. Qua c'è la salsiccia. Questa a Palermo si chiama mi pare cipollata o mangia e bevi. È pancetta, contiene le cipollette. Vado a fare la raccolta di questi buonissimi frutti. Salgo in questo meraviglioso albero. E salgo piano piano. Questo orange. Mele cotogne. Da piccola spesso mi ricordo da amici, mi arrampicavo, mangiavo. Miau! Questi sono i capperi, la tenerume dei capperi. Che si fanno in salata con la cipolla. Che Rita ha preparato. Noi siamo dentro la cucina di Rita. Rustica, cucina molto rustica di campagna. Com'è che stai facendo? Allora, Rita? Questi sono messi acqua e sale da un mesetto. Perfetto. Prima lo si raccolgono, si lessano. Si lessano appena. Si mettono acqua e sale, dopodiché li metti in un barattolo con acqua e sale. Circa un mesetto e poi li esci, li sciacqui, prepari la cipolla con l'aceto, con un po' di sale, cipolla rossa sempre, che è buonissima. Poi la metti tutta sopra i capperi. Perfetto. Che bontà, si sente uno. Sprigiona l'odore della tenerume di capperi e l'odore della cipolla. Sì. Brava Rita. Il signore ci dona, si è brava della mia campagna. Olio, ecco. Bene. Sale non c'è bisogno perché già sono i capperi salati e la cipolla condita. Perfetto, Rita, questa ricetta sarà gustosissima. Buonissima. Gustosissima, sì, buonissima. Rita, salutaci. Ma, vi abbraccio a tutti. Ciao. E buon appetito. Rita, una cara amica. Cottura ultimata.
Pietra laviche, giusto? Sì. Angelo. Guardate qua, i melograni, qui i melograni io li adoro, mi piacciono sia esteticamente, infatti ci faccio anche delle composizioni per fare delle ceste, dei centrotavola e li faccio essiccare, poi magari vi dico come, se vi interessa. Vediamo cos'altro c'è, guardate, qui, sì sì è vero, a volte mi sento proprio come una bambina entusiasta, sì, io provo questo entusiasmo, mi piace la natura e mi dà entusiasmo, un entusiasmo tale che lo esprimo così, io ve lo condivido, spero contaminarvi di questo entusiasmo positivo, esploriamo ancora. L'albero di alloro, un'altra cosa interessante, questa qui è la pianta dei capperi, queste foglie qui che vedete, anche se qui ci sono le spine, le mangio e sono buonissime, si lessano, le può fare ad insalata, i bottoncini che conoscete tutti, si fanno sotto sale, sotto olio, comunque vi assicuro che queste, la tenerume è buonissima. È stata una bella giornata in armonia con la natura e le persone e questo mi ha dato tanto.